con il direttore dell'azienda ospedaliera universitaria Luigi Paragona di Salerno, Vincenzo D'Amato, che è tornato qui all'ospedale Costa Damalfi anche in virtù del successo della campagna vaccinale riservata agli over 80. Oggi si è conclusa la seconda tranche della prima dose, dell'amministrazione della prima dose. Poi con il sindaco di Minori, Andrea Reale, che è il delegato della conferenza dei sindaci della sanità. Un ritorno che è stato anche salutato dalla presenza dei sindaci e soprattutto dal fatto che l'ospedale Costa d'Amalfi, ecco, si è dimostrato anche in questo caso una risorsa importante per questo territorio. Lei lo ha ribadito e per questo anche il sindaco ha richiesto una maggiore attenzione rispetto a quelle che sono le necessità del territorio anche avvalorate dagli ultimi accadimenti. Da questo punto di vista il direttore si è dimostrato anche molto disponibile e ha sottolineato l'importanza di questo messo. Il plesso non ha bisogno di riconoscimenti, che sia un plesso importante, arrivederci, un plesso da salvaguardare per la tutela della salute dei cittadini di Costa d'Amalfi è un dato di fatto. Con il sindaco Reale, rappresentante della conferenza della sanità, ci confrontiamo più forte su questi fenomeni. Assieme agli altri sindaci ci hanno chiesto la vaccinazione degli over 80. E noi abbiamo superato delle perplessità iniziali e questo risultato è stato ottenuto grazie all'impegno dell'azienda, di tutti gli operatori dell'azienda, Luigi, dall'ufficio tecnico che ha allestito questa bella sala vaccinale, ma non solo la sala vaccinale, in un brevissimo tempo ha fatto sì che i percorsi di tutela e di sicurezza siano stati prontamente attivi ed attivabili, ma anche a coloro i quali hanno, del mio staff, che hanno lavorato per far sì che gli eventi fossero prontamente disponibili agli operatori tutti e comunque non è un risultato che l'azienda ha ottenuto. L'azienda ha ottenuto questo risultato assieme ai sindaci, grazie alla loro opera di coinvolgimento della cittadinanza, che è stata puntuale, regolare, ordinata, ma grazie al coinvolgimento delle polizie municipali e non solo. Li nomino per ultimo, ma non da ultimi, senza la protezione civile, senza il mondo del volontariato, probabilmente questo risultato in questo tipo di struttura non avremmo ottenuto. E sia l'insegnamento di tutto ciò per noi, si possono fare le cose in Costa d'Amalfi, del resto in sanità, vede, soprattutto sui territori, bastano piccole azioni, bene, la popolazione risponde e se le ricorda. E leggere che questo sembrava un ambulatorio che non stesse nei nostri luoghi mi ha fatto piacere, ma mi auguro che invece questa cosa da un altro lato non si dica più, che noi tutti possiamo abituarci a questo tipo di organizzazione, a questo tipo di sanità. Il Ruggi non ha alcuna intenzione di, come dire, di tralasciare cosa da fare. Il sindaco Andrea Reale, a nome chiaramente dei colleghi della conferenza, di recente ha fatto richiesta, in vista anche della redazione del nuovo atto aziendale di cui si sta cominciando a ragionare, ha chiesto la blindatura un po' dell'ospedale Costa d'Amalfi, con i 20 posti letto, perché è stato già riconosciuto in zona disagiata. Manca questo step, si può fare. È presto per dire se si possa fare o non si possa fare e in che termini. Senz'altro è una valutazione che va compiuta attentamente, i numeri poi li andiamo a vedere, perché poi non è importante il 20, secondo me, forse siamo andati troppo alto. Cerchiamo di raggiungere degli obiettivi e raggiungerli concretamente, ma al di là dell'idea del direttore generale vale anche il confronto con tutti i vinclusi sindaci, i vinclusi le popolazioni, per cui non sarà, adesso siamo proprio nella fase preliminare, per cui è tutto molto prematuro, eccessivamente prematuro. Però il tutto avverrà, io penso, passerà per la condivisione dei territori. Sindaco Andrea Reale, quindi si approfitta anche di questo momento, anche di questa prova, di questa grande prova dell'ospedale Costa d'Amalfi, per, ecco, come dicevo in precedenza, cercare di blindare questi 20 posti letto, che non siano 20, ma che ci sia almeno il riconoscimento finale, generale della struttura in zona di seggiolo.
Io credo che il nostro direttore, che ringrazio della presenza qui stasera di domenica, quindi un direttore che lavora 7 giorni su 7, ci ha onorato in questa visita che ha fatto a conclusione del primo ciclo delle vaccinazioni. Lo ringraziamo per l'impegno e per la stretta collaborazione che ha instaurato con l'ASL di Salerno, che ci ha permesso di vaccinare nell'ospedale Costa d'Amalfi. Io credo che la ricetta per risolvere il tutto sia la continua collaborazione tra le istituzioni, il continuo colloquio, come lo abbiamo col direttore sanitario, col direttore dell'ASL. Continuatamente ci confrontiamo per analizzare le esigenze reali, concrete del territorio e porre i rimedi. Questo è, direttore, è stato chiaro. Noi nell'atto c'è scritto 20 posti letto, ma noi ci accontentiamo di poter iniziare questo percorso. Abbiamo chiesto al direttore un cronoprogramma, se si parte con 5, con 6, con 8, ma si dà la condizione sia dei posti che del personale per i posti. Noi andremo a completare un gioiello che è l'ospedale Costa d'Amalfi con il reparto di medicina. Questo glielo chiediamo ancora con forza e speriamo di poter interloquire in questa settimana per creare le condizioni. Grazie ancora della presenza.